In occasione della pubblicazione sui numeri 3545, 3546 e 3547 di Topolino, del nuovo capitolo della saga della Spada di Ghiaccio, La profezia del principe scarlatto di Marco Nucci e Christian Canfael, è stato allegato ai corrispondenti numeri di Topolino, per chi voleva, il gioco da tavolo della Spada di Ghiaccio. In questo video potrete quindi vedere tutto l'unboxing completo e anche il montaggio dei pezzi, perché in effetti alcuni pezzi andranno assemblati. Prima di tutto però andiamo a vedere quali sono i pezzi che sono stati allegati su ciascun numero. In particolare nella prima uscita troviamo la scatola, 12 dadi, 33 carte da gioco e 3 pedine. Nella seconda uscita abbiamo trovato il tabellone da gioco e altre 4 pedine. Infine, nell'ultima uscita, le ultime 39 carte da gioco e le ultime 3 pedine. In particolare, le 10 pedine vanno montate su delle basi, mentre sulle facce dei dadi vanno incollati degli adesivi con delle figure. Thank you.
Il gioco poi, che sembra essere abbastanza semplice, almeno leggendolo e giochiando qua e là il regolamento, vede la compagnia della spada affrontare due nemici, quindi avremo due generi di partite differenti. O lo storico principe delle nebbie, oppure Re Atro, che è stato introdotto nel capitolo uscito nel 2022. Se, mettendo per un attimo da parte il gameplay del gioco, andiamo un attimo a concentrarci sulla materialità dell'oggetto, possiamo dire che comunque nel complesso il gioco da tavolo della spada di ghiaccio non è una delusione, considerando anche ovviamente il prezzo con cui è stato pagato. Stiamo parlando di giochi che hanno all'incirca una quindicina di euro di spesa come livello. Infatti sia la plancia di gioco sia le carte sono realizzate di un ottimo materiale e in giro in realtà non ci sono molti giochi che hanno questo livello di qualità, quantomeno per la plancia e per le carte. Ciò su cui invece il gioco risulta inferiore rispetto ad altri è proprio la qualità delle pedine e dei dadi in giro. In effetti ci sono dei giochi che presentano delle pedine di qualità migliore. Questo in qualche modo spiega perché non si è speso fondamentalmente così tanto per questo gioco. Ovviamente l'ultima parola passerà alla prova sul campo, diciamo così. Questa magari spero prima o poi di potervelo raccontare. Per ora però siamo arrivati alla fine, quindi come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!